Buona giornata da Nico Schiodetto. Fine settimana con un netto cambiamento del tempo sull'Italia, almeno al centro-nord, perché torneranno le piogge, quelle intense su alcune zone del settentrione. Possiamo osservare come l'alta pressione nei prossimi giorni sarà decisamente più a sud, a latitudini più meridionali sul Mediterraneo, investirà difatti le regioni meridionali e la Grecia. E invece al centro-nord Italia si inseriranno delle correnti molto più umide legate a un minimo di bassa pressione in arrivo dall'oceano e che transiterà poi tra lunedì e martedì con ancora parecchia instabilità sulle nostre regioni. Abbiamo segnalato da lunedì sera anche qualche fiocco di neve in montagna a quote medie per un abbassamento delle temperature in quota. Andiamo al dettaglio però e osserviamo le precipitazioni che bagneranno tutto il settentrione. I possibili accumuli, la quantità di piogge che potrebbe cadere nei prossimi 4 giorni in questa lunga fase perturbata. Osservate le piogge che non mancheranno copiose sulle pianure centro-occidentali, piogge ovviamente anche sulle Venezie, ma la fase più acuta di questo maltempo sarà per i settori alpini, prealpini e pedemontani tra Lombardia e Venezia e poi osservate anche l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano con accumuli a fine peggioramento anche oltre i 150 mm. Insomma una perturbazione intensa come non se ne vedeva da parecchio. Ulteriori dettagli però li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.